Rulli, smart trainer, addirittura smart bike. Sono termini anglosassoni ormai entrati nel nostro parlare quotidiano e che identificano in maniera univoca un tipo di strumenti per l'allenamento. Ecco, l'allenamento. L'allenamento ormai può proseguire senza problemi anche se fa brutto tempo, se piove, se fa freddo. Sono nati su questi strumenti persino delle sfide riconosciute dall'Unione Ciclistica Internazionale. Ma soprattutto i sistemi di allenamento indoor permettono di fare dei lavori specifici che spesso sono anche più efficaci delle uscite su strada. Niente variabili esterne, potenza a go-go e controllo totale. Siamo stati alla presentazione della nuova Smart Bike di TAX, marchio acquisito ormai già da un po' da Garmin, e ne abbiamo parlato addirittura con Alessandro Ballan. Una Smart Bike può sostituire l'allenamento? Sì, diciamo, non riesci magari a star su troppo tempo, almeno io, cioè, faccio un'ora e mezza così, poi però riesco a fare potenziamento, riesco a fare tutto quanto, perché se tu ottimizzi il tempo, piuttosto di fare l'uscita di 2 ore e mezza adesso col freddo, riesco a fare un'ora e mezza con questo dove in 15 minuti sono caldo, comincio a fare delle ripetute. Faccio un'ora di lavoro e 10-15 minuti di defaticamento sono passati. Ma la nuova Neobike Plus di TAX ce la facciamo raccontare da Alberto Villata, brand manager di Garmin. Allora, Neobike Plus, proprio per identificarla rispetto al modello precedente, ha un motore e gli interni ridisegnati per migliorarla e renderla più adatta ad un uso estenuante che abbiamo imparato a fare negli anni passati dei rulli. I rulli sono sempre entrati di più nell'allenamento dei ciclisti e quindi chiaramente sono diventati molto più demanding i ciclisti sui rulli. Quello che invece possiamo vedere esternamente sono un'ergometria molto migliorata nella parte dei comandi cambio, quindi non solo le leve sono state riviste per avere una presa migliore, per avere un feel che è esattamente quello dei comandi cambio a cui siete abituati, non solo, ma anche la programmazione uguale ai programmi cambio che vengono usati su strada, quindi possono essere utilizzate in modalità SRAM col doppio tocco, Shimano oppure Campagnolo. Oltre ovviamente a poter impostare la grandezza della tripla, che può essere compact, semi-compact o standard, e il pacco pignoni. Abbiamo poi una torretta reggisella rivista e fatta molto più sottile per evitare che chi ha le cosce grosse, voluminose, velocisti possa sfregare durante la pedalata. Le scale che vengono riportate sulla torretta reggisella, ma anche sul manubrio e sull'arretramento sella sono tutte millimetrate così da poter riportare al meglio le proprie quote e molto importante, adesso abbiamo 5 misure di pedivella, quindi abbiamo una pedivella con 5 buchi che simulano 165, 167,5, 170, 72,5 e 75. Quindi diciamo una bike assolutamente personalizzabile per chiunque. Perfetto, senti, ma si può sostituire un allenamento su strada, un programma di allenamento su strada con un strumento del genere o uno smart trainer? Allora, si può ed è molto redditizio, nel senso che abitualmente noi pensiamo all'allenamento sui rulli, sugli smart trainer, come un allenamento invernale ed è l'utilizzo più ovvio, diciamo. Quindi, quando sono le giornate corte, la gente torna dall'ufficio, è buio, fa freddo, non ha tempo, i rulli sono sicuramente ottimi, piuttosto che non fare nulla o fare degli sport alternativi. Quello che normalmente non si pensa è quanto invece sia conveniente in termini di tempo versus risultati allenarsi sui rulli. Quando noi usciamo per strada, ovviamente c'è traffico, rotonde, semafori, terreno non sempre adatto. Qua ci troviamo a Milano, peraltro siamo davanti al Naviglio, che è dove i ciclisti milanesi si allenano, e io che ho la fortuna di abitare qua vicino, quindi prendere il Naviglio e partire. So bene che se devo fare dei lavori specifici, per esempio in soglia, è molto difficile fare soglia in pianura. Per una persona un po' allenata vuol dire andare a 42, 43, 45 all'ora. E farlo per lunghi tratti è pericoloso perché anche dove ci sono ciclabili, spesso ci sono ciclisti più lenti, runner, gente che passeggia col cane. E poi inevitabilmente si incontra quello che dicevo prima, traffico, semafori o cose del genere. Quindi è ovvio che se uno è molto fortunato e abita ai piedi del Grappa, probabilmente può fare delle ripetute in salita. Non tutti sono così e quindi l'allenamento di un'ora sui rulli equivale, spannometricamente, ovviamente non si può fare
una stima, ma quasi a 2 ore su strada. Si potrebbe fare un test vedendo la potenza normalizzata, quindi quanto sia in grado di tenere, ma empiricamente è molto facile accorgersi di quanta gamba si fa d'inverno sui rulli una volta che poi si esce su strada.